93号。Tu da questo momento sei libero. Spero che tu abbia messo la testa a posto. Cerca di fare il bravo robot. Ehi, che vuoi fare adesso? Calma! Ma che ti sei impazzito? Addio. Da allora nessuno ha più saputo nulla di Melchiorre. Ti sembra il momento di scherzare questo? Veniamo al nocciolo della faccenda. Cosa vuole che facciamo io e Jet Mars? Voi sapete che la prigione Song Song Robot nella quale è stato rinchiuso Melchiorre si trova qui, nel nostro paese. Allora potremo vederlo. Non credo, Jet Mars. Se ho ben capito, questo tipo ha già scontato la sua condanna. Sì, ma il fatto è che ha commesso un crimine molto grave. Hai litigato con qualcuno? No, qui la faccenda è molto più grave. Che succede? Direttore, è stato appena arrestato un robot intossicato dall'energia. Cosa? Sarà stato intossicato dall'energia SG. Ma che cos'è questa energia SG? È un'energia negativa che non è consentita dalla legge. È una cosa molto pericolosa e vietata. Davvero? L'energia SG, quando viene applicata a un robot, ha una potenza superiore a quella normale. Ma mentre agisce sotto l'effetto di questa energia, il corpo del robot si deteriora lentamente e alla fine... E alla fine viene messo fuori fase, proprio come questo poverino. Che peccato vederlo ridotto così. Credo che non sia neanche il caso di ripararlo. Sono convinto che Melchiorre si trova qui, nel nostro paese. Come si fa a dirlo? Quello che volevo dire poco fa è che Melchiorre è stato arrestato proprio perché vendeva energia SG e robot. E questo è proibito. No, io non voglio credere che un robot possa fare una cosa simile. Vendere l'SG a un altro robot è come uccidere un fratellino. Ci sono robot disonesti che farebbero qualunque cosa per guadagnare dei soldi. È difficile credere che esista una droga così terribile. Eppure è così. Dovete promettermi di non prendere mai energia altrove, intesi? Per me puoi stare tranquillo, zietto. So che di voi mi posso fidare perché siete dei ragazzi bravi e giudiziosi. Ma Milky dove è andato? È andato fuori poco fa a giocare. Non so come fare con quel birbantello. Non pensa che a scaricare l'energia giocando. Si fosse già scaricato, non avesse più energia per tornare? Beh, ora vado a cercarlo io. Milky! Milkino! Ma dove diavolo si è cacciato, uffa? Cosa fai qui? Hai dimenticato qualcosa in classe? Sto cercando il fratellino mio. L'ho visto poco fa, 4 o 5 isolati da qui. Non so bene cosa stesse facendo. Bastava con una trentina di ragazzi che piangevano. Vai a raggiungerlo, forse lo trovi ancora. Milky! Milkino! Accidenti! Accidentaccio, tu un accidentato! Su, Bellino, cerca di riprenderti, dai! È proprio un robot, mettilo insieme agli altri, si faranno compagnia.
Sei riuscito a trovarlo? Ma che, nessuna traccia di Milky. Stai scherzando? Cosa vuoi dire? Ho saputo proprio adesso che in questi giorni sono scomparsi molti robot. Sul serio? Professore, c'è un testimone che dice di aver visto un uomo che assomiglia in tutto a Melchiorre. Vuole forse dire che ha qualcosa a che vedere con il rapimento? Esatto. Per favore, mi dica dov'è che il testimone crede di aver visto Melchiorre, su? Nei pressi di Pomiglia, sulle montagne. Ci andrò, devo vedere. Non dimenticare che Melchiorre è un robot superiore. E perché? Io non lo sono, forse? Potrebbe essere pericoloso. Anche Milky in questo momento potrebbe essere in pericolo. Questi vecchi non la smettono mai di preoccuparsi, uffa. Caro amico, no, non chiedermi qual è il vero nome mio, yeah, yeah, yeah. Io non l'ho mai avuto, sono un uomo e niente più. Attraverso campi e praterie. Facendo. A quest'ora i bambini non fanno la nanna? Senti, hai visto mio fratello, tu? E che c'è da ridere ora? Trovo buffo che anche un robot possa avere un fratello. E invece io ce l'ho e ti dirò che mi piace anche molto. Ecco, Milky! Ehi, ma... Ehi, ragazzo, ti consiglio di non andare più oltre. Lasciami stare in pace, non sarai tu a impedirmi di trovare mio fratello. Va bene, vuoi costringermi a usare la forza? Accidenti, quanta forza. Vattene via. Via. No, no, vedimi. Lasciami, fatti matto. Tieni questo. E così ti parli. Finalmente sei arrivato. Ci sono novità sul piccolo robot? E come? Sta lavorando moltissimo, è nella fabbrica, ma l'ho dovuto ricaricare perché era senza energia. Ehi, voi non siate pigri, muovetevi di più. Dovete darvi da fare se volete la vostra dose di energia SG. L'energia, la voglio adesso, la voglio. Ehi! L'avrai dopo aver lavorato. Prendi esempio dal piccolo. Quando arriva il capo? Al più presto, forse domani mattina. Bene, così studieremo il modo per fare più quattrini con l'SG. Ancora non si fa vivo. Bars, siamo qui, rispondi. Eccolo, è laggiù. Bene, allora scendiamo. Eccomi lì.
Jet Mars e questo è l'agente Longo, investigatore della polizia. Piacere, Capitan Jet. Vorrei proporti di collaborare con me nelle indagini per riuscire ad acciuffare quel pericoloso criminale. Sembra addirittura che Melchiorre stia producendo l'energia SG su vasta scala. Accipicchia. E c'è di più. Tutti quei robot scomparsi sono stati costretti a lavorare per lui nella sua fabbrica. Questo poi è troppo! Sappiamo già dove si trova la fabbrica. Mi ci porti subitissimo, per favore! No, Mars, prima prendi la riserva d'energia. Aspetta. Mi consiglio di usare questa energia. È un tipo speciale che usa la polizia. Ti servirà per lottare contro Melchiorre. Così lo batterei. Sì, ormai quel tipaccio è in trappola. Melchiorre, vieni fuori! La gente non saranno mica fuggiti, vero? È impossibile. Melchiorre! Portamelo qui, Capitan Jet. Vado subito, va bene! Canaglia! Hai fatto molto male a venire qui, ragazzo. E tu invece farei bene a venire con me perché devo consegnarti alla polizia! Vattene, devo trattare un affare con quell'uomo. Non perdere tempo, devi acciuffarlo immediatamente. Vuoi deciderti a venire? Mi hai seccato abbastanza adesso. Sei il robot più disonesto che io abbia mai conosciuto. Oh. Non la spunterai. E invece sì, perché io sono il più forte. Oggi ho un'energia speciale che è stata preparata dalla polizia dei robot. Cosa? Tu hai preso dell'energia da quell'uomo? Proprio così. Qualcosa non va. Qualcosa che non va, papà? I movimenti di Mars. Allora, cattivaccio, ti sei convinto che sono io il più forte? Ragazzo, non vorrai mica credere che la tua forza di oggi sia naturale, spero. Ma certamente, lo vedi bene. Sei in errore, piccolo, perché l'energia che hai ricevuto oggi da quell'uomo ha un nome molto particolare. Dunque, allora vuoi deciderti a prenderlo? È l'energia SG. SG? Agente, ma è vero? Tutti con le mani in alto. Allora la polizia dei robot non esiste. No, è una falsa storia. Il padrone della fabbrica segreta è lo stesso uomo che mi ha mandato in galera tanti anni fa. Ed è proprio lui. Adesso capisco. Non vorrei mica credere a quello che dice questa canaglia. E invece io credo che la vera canaglia sei proprio tu. Devi continuare a muoverti. Muovendoti ti sentirai molto meglio. Capitan Jet, io te l'avevo detto che non ti sarebbe convenuto venire qui. Vieni, prendi questa. Non può ribellarsi all'energia SG perché gli ha lunato la volontà. Ora siete in mano mia. Salve capo, ti stavamo aspettando. Bene ragazzi, sistemate questi due e rinchiudeteli dentro. Ok. Siate più gentili. Bisogna avere un po' di pazienza. Quei robot sono così maldestri perché sono sotto l'effetto dell'energia SG, capite? Fate l'arco, arrivo io! Ehi voi, fatelo fuori! Ma lasciatemi stare! Lasciatemi! Devo andare a difendere. Lui non c'entra, non c'entra! Ai, la mia testa! È qui che facevano lavorare i robot per produrre l'energia SG. Ma c'è qualcuno qui, papà? Papà, guarda, quello è Milky. E quello cos'è?
È un comune cilindro che produce energia. Milky, come ti senti, Milky? Parla, ti prego. È rinvenuto. Ah, sì, ha ringraziato il cielo. Qualcuno gli ha tolto l'energia SG e gli ha dato quella normale, sì, sì. Deve essere stato Melchiorre. Oh. Milky! Milky! Ah, oh, oh, io... Oh. Allora, sei convinto che non ti conviene fare resistenza? Fossi in te, non canterei vittoria così presto. Dategli il colpo di grazia. Pensaci tu, è tutto tuo. Bene! Ci penso io a lui. Maledetto, fate saltare quel bastardo. Preparate il missile. Bravo ragazzo, ce l'abbiamo fatta! Sei stato bravo anche tu! Sta attento! Oh. Sai, Miri, penso che sia il caso di parlare con i tecnici e di far ricoverare quei robot in officina. Milchetto, sta vicino a noi e non allontanarti, chiaro? Grazie, Melchiorre. Di niente, sono io che ringrazio tuo cugino. Che dici a me? Bisogna stare attenti, ragazzi. Avete visto come vi ha ridotti l'energia SG? Già, ma forse un po' troppo energici. Avevi ragione, hai proprio un bel fratellino. Però io preferisco star solo. E ora dove vorresti andare? Per ora sono andato solamente per terra. Perché non vieni a vivere con noi nella nostra casa? Siamo curiosi di conoscere la tua storia. Oh sì, vorrei che mi raccontassi tante storie. Ma che cosa ti prende? Non mi chiedo mai dove andare, decide lui per me. Ovest. Non andare, dai!
Perché mi chiami? Lo sai, non posso fermarmi qui. Ma perché? Dai! Perché io sono Melchiorre, il cavaliere vagabondo che non si può fermare mai. Addio, Capitan Jet. Addio! Io spero di vederti ancora, Melchiorre! Addio! Ah! ある日のこと、アフリカ連邦から特殊秘密指令を帯びた少女が川島博士を訪ねてきた。その少女の命を狙って暗殺ロボット団もまた川島研究所に。少女を守るマルスの前に恐怖の回転のこぎりが。次回ジェッターマルス、もう一人のミリをお楽しみに。